bentornati sul mio canale, io sono Michela, questo è il mio mondo e amo condividere con le persone che mi seguono le mie passioni che vanno un po' da la cura della persona, la cura della casa, make-up, profumi e piante, fai da te, insomma, tanto. Ma se vi fate un giro sul mio canale avrete modo un po' di scoprire quali sono queste passioni, perché ho le mie varie playlist con tutti i video messi per categoria. In questo modo potremo conoscerci meglio e potrete conoscermi meglio soprattutto e niente, quindi vi consiglio di fare un giretto sulla mia playlist. Questa è la intro, ma prima di dire, anche se l'avrete capito dal titolo, prima di cominciare questo video vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale cliccando il tastino che trovate proprio sotto al mio video, attivare la campanellina in modo da rimanere sempre aggiornati ogni volta che ci sarà una nuova uscita sul canale, vi arriverà una semplice mail, in questo modo non perderete più le uscite del canale, che vi aspetto anche su Instagram, troverete il mio nickname in sovraimpressioni, il link diretto sotto nell'info box, lì sono molto più attiva, quindi avremo modo di interagire e conoscerci di più rispetto al solo canale, quindi mi raccomando, vi aspetto anche lì. E ora, eccoci qua, vi mostro la mia collezione di profumi. Non è enorme, sicuramente sul tubo ci saranno persone che ne hanno molti più di me, ma io sono contenta della mia collezione, sono contenta di come l'ho sistemata soprattutto. Questi giorni ci abbiamo lavorato tanto io e mio marito, sono super soddisfatta e quindi niente, tra poco vi faccio vedere. Ovviamente non mi soffermerò su ogni singolo profumo, altrimenti dura troppo, però vi faccio una panoramica, magari su quelli un po' che preferisco mi soffermo un attimo, poi voi ovviamente se vedete qualche profumo che vi incuriosisce me lo scrivete nei commenti, magari farò un video dove ve ne parlo. Ne sto aspettando altri due, uno l'ho ordinato oggi, uno dovrebbe arrivare domani, che oggi è martedì 16, quindi questo è un video che comunque aggiornerò ogni tanto, ogni tot di periodo, soprattutto perché spesso li regalo. In questi anni ho sempre fatto così, quelli che magari non mi piacciono li regalo o me li regalano, quindi è sempre in cambiamento questa cosa. E quindi niente, io quello che dovevo dire ve l'ho detto e adesso vi lascio al video della postazione, vi faccio vedere in linea di massima i profumi, come li ho sistemati e dove li tengo, alcuni li vedete anche dietro di me. E niente, io come al solito spero che comunque il video vi sia piaciuto. No, ci vediamo poi alla fine per i saluti finali. E niente, vi lascio al video. Allora, questa è la panoramica della mia postazione nuova, perché in pratica ultimamente lì ho aggiunto quella mensolina e ho messo il mio PC in modo da lavorare tranquillamente anche quando faccio i video. Sotto ho messo quel puff dove all'interno ci sono un po' di acque profumate con un cuscinone sopra e lì c'è lo sgabello che utilizzo con degli stickers e ho messo quella pianta finta, lì una pianta vera non sarebbe sopravvissuta, quindi è una pianta finta che viene, che scende tutta dietro, carinino, mi piace perlomeno a me. Sopra ci sono due mensoline di Ikea, quel mobiletto lì che avevo comprato da Conforama e mi sembra anche quello sotto, e poi lì ci sono altre cosine e poi di là c'è un'altra parte con un'altra selezione di profumi. Allora, iniziamo dicendo che ho cercato di metterli, siccome ultimamente ho visto in televisione The Home Edit, bellissima, su Netflix la trovate, una serie di queste due amiche che sistemano le case delle persone a seconda dei colori con contenitori e quant'altro, e quindi ho preso ispirazione, ho cercato di mettere là sopra tutti quelli che vanno dall'azzurro al verde per scendere poi al verde e all'arancione, là ci sono tutti quelli con il viola, il bianco, rosa, rosso e viola scuro a gradazione, e mentre in quella sezione là ci sono quelli dorati, tanto quando faccio i video la voce andrà sempre via, in quella sezione là ci sono quelli dorati, quegli stickers li ho presi da Amazon, quella cornice l'avevo, cioè quel quadruccio là del profumo l'avevo preso su Wish. E quindi niente, adesso bando alle ciance, vi faccio dare un'occhiata insomma ai profumi. Allora, qui questo contenitore l'avevo preso tipo dai cinesi, attaccato con dei chiodini,
semplice semplice in plastica, ho messo i profumi che ho di Essentia. Di questi vi ho fatto un video che trovate comunque nella sezione profumi, buonissimi, alcuni come vedete li ho usati davvero tanto, stanno per finire, sono i miei preferiti ovviamente. Poi qua sopra troviamo questo che è Faberlic Neo & Co, e questo qua che è di Jeanne Arthes mi sembra, questo Chalot che non ho mai utilizzato, Lulu, Varnes d'Oriente, Avon, Yves Rocher, Tiffany e questo che adoro, Elisab, Girl of Now. Poi scendendo di qua troviamo Le Notte Gourmand di Reminiscence, Capoten, questo è sempre Faberlic, questo è un profumo ai fiori di zenzero, anche questo buonissimo, l'ho preso in un'erboristeria. Allora, questo è del Sienna, Avon, questo qua invece è del come si chiamano? Malinka, sì, è Sienna, e questo qua invece mi sembra che è Beyoncé. Ah no, Romeo Gigli, scusate. Poi qui ho messo questa pianta finta che scende, come vi dicevo. E vabbè, qui c'è il computer, questa è una piantina vera. Qua c'è abbastanza luce. Tornando di qua, invece troviamo, come vi dicevo, quelli che vanno dal viola al bianco. E questo che mi sembra che è Beyoncé. Mi sembra di sì, ce ne avevo due di comunque. Questo, un lac per i capelli, questo che ho preso da Douglas, buono, poi me ne parlo, c'è cioè Neo & Co. E qua troviamo sempre Sienna, questa è della Verset, poi questi qua sono di Zara. Questo è Avon, Bottega Verde, qua c'è, oddio, ho ucciso The Square 2, quello bianco, ho ucciso una bambolina, sempre Zara, questa vabbè della Rituals, è un'acqua profumata, c'è Raptus, qua troviamo The Police, Anais, questo che adoro che è Let's Please di Simiake. Anche questo è Wish di Chopard, un altro Neo & Co, buonissimo anche questo, e c'è un Farway. Qui c'è questa Gorgeous che sta bene perché è viola anche lei. Qua sotto troviamo tutta la sezione per quanto riguarda quelli rosa, il mio treppiedi che utilizzo quando faccio i video. Allora, qui c'è Exotics Paradise di Dezz'Amore di Guy Mattiolo. Il mio amato che sta per finire, ahimè, The Square, quello rosa, The Square 2. Qui c'è Saphir che ho preso da Antigotà, buonissimo anche questo, sono dei dupe molto buoni. Indra, qua in fondo c'è Allure Sensuelle di Chanel. Questi pure sono dei profumi che ho preso in farmacia e sono ottimi. E questo qua è di Yves Rocher, anche questo è quasi finito. Questo è Passions che ho preso da Idea Bellezza, ma è usato. Un altro Yves Rocher, sta per finire anche questo. Plein Soleil, c'è questo qua che è meraviglioso. E ho fatto il video su questi, non mi ricordo come si chiama il brand sinceramente. Poi c'è What to Be Rose che è un profumo che amo, è The Reminiscence sempre. Bottega Verde, Peonia Splendida, c'è questo di Zadig e Voltaire che è This is Love, buonissimo, particolare come profumo ma buono. Dolce Mania, non mi ricordo dove l'ho preso, forse d'acqua e sapone. Poi questo è Faberlic che non mi piace per niente, e Jardin Bohème, questi da Douglas, buonissimo anche questo, l'ho usato tantissimo, un profumo super estivo. Poi c'è sempre The Squared che adoro, Trussardi, anche questo è un profumo buonissimo. Ah, eccolo, sì, quello viola era Beyoncé, e qui c'è il secondo che avevo preso da Amazon. Poi c'è Neo & Co, Tuberosa, buonissimo. Qui c'è Bottega Verde Peperosa, Vera Wang Princess,
che questo è un ottimo profumo. Police, questo è un campioncino della Vie Belle che adoro, un altro Nio & Co. Twilly d'Hermes, qui c'è un altro Nio & Co. Estratto 10, sì, di Giorgio Armani. Poi qui troviamo Perle Boudamour, anche questo buonissimo, l'ho preso da Ticotà, un altro essenziale di Nio & Co e un altro Police. Poi sotto, che qua sarà un casino, allora in fondo abbiamo, partendo da qua in fondo c'è l'Erbolario Ambra Liquida, c'è questo che è di sempre Jean Artes, mi sembra, non mi ricordo se si nomina così poi il nome, comunque Sultan, l'avevo preso da notino. Poi c'è Tom Ford e Black Orchid, spero di inquadrarli perché poi guardo Bottega Verde By Me Love, questo che è un profumo di nicchia, non c'è scritto neanche, non mi ricordo come si chiamava, vabbè, comunque questo che è unisex, però a Diego non piace, lo uso di più io. Poi qua c'è Kat Von D, eccolo, Kat Von D, bellissimo. C'è Rabanne, Paco Rabanne Pur XS, che si è staccato il serpente, e Avon Attraction, e Jean Paul Gaultier Belle. Questo è un portaprofumi da borsetta di Yodama. Poi qui c'è, eccolo, Bottega Verde Camellia d'Inverno. Qua c'è Faraway Glamour. Poi qua dietro c'è Montrouge di Yves Rocher, Si Armani, Si Passione. Poi c'è questo che è Cesare Pacetti. Questo l'abbiamo fatto vedere, questo è sempre un profumo da borsetta della Yodama. Poi Faraway Rebel. Qua c'è Alien. Questo che è del Sienna, questa è sempre Yodama, sempre, non mi ricordo come si chiamano, comunque trovate il video nella sezione dei profumi di questo, Terre di Sardegna Calaluna, buonissimo, Frutto della Passione dell'Erbolario, questi sono della Refine, però non mi ricordo la referenza, cioè a chi somigliano, questa è Sweet, poi c'è Miss 60, un altro Dezz'Amore di Guy Mattiolo, Lei Rouge, e Lei Glam, sempre della Bottega Verde, Miss 60, questo adoro la bottiglia, sembra quasi una pozione magica. Io spero che si vedeva nel mentre. E poi c'è un altro, perché mo non si vede più? Ok, quest'altro che è sempre Police, e c'è questo qua invece che è Trussardi, e Sound of Donna, sì. Ok. Quindi questa è la sezione un po' scura, dove troviamo i rossi e viola. Di qua ho messo un po' di profumini da 10 ml e profumini di Rituals. Qua ci sono un po' di campioncini della Essentia. Qua dentro ci sono tantissimi campioncini. Faccio vedere un attimo. Beh, faccio un po' di fatica a aprirlo, comunque ce ne sono davvero tanti, sì, di Armani, insomma, tutti i campioncini che mi danno quando acquisto online. E li ho messi dentro questa scatola di Guess che era della tazza della Guess. Poi, partendo da qua sopra, queste sono luci a LED che ho preso sempre da Amazon. Quello è il mio attestato per corso di tatuaggi. Me lo sono sudato. Questa è la stampa che vi dicevo che ho preso da Wish. E gli stickers, questo e questo. E anche quelli là sotto li ho presi da Amazon. Ma tornando qua. Allora, qui ho messo tutti i profumi che vanno sul dorato e quindi abbiamo, vabbè, questo è Sangado che ho preso su Amazon, ma è particolare, non mi fa impazzire. La Perla, poi c'è Cavalli qua, adoro questo profumo. Qui c'è Lucky di Avon, Lucky, no, Lucky. Avon che sta per finire, questo lo adoro, che sta al contrario. E qua 3D Boucheron, questo è sempre Avon Maxima, uno di Faberlic alla vaniglia, poi
Di qua troviamo Gabrielle di Chanel, e questo che è Gold Queen di Rocco Barocco, questo che è della Bouquet d'Orlène e Autour di Gardenia, buonissimo. Questo è Faberlic, uno dei pochi che sto per finire insieme a Vaniglia. Bottega Verde Emozioni Floreali, qua abbiamo Moschino e Stars. Poi qui c'è sempre Avon, è Tomorrow mi sembra, questo che è Anice e Vaniglia, e Chateau de Leroy che è sempre Faberlic, questo che è un'equivalenza, è della 2Q, non mi ricordo come si chiamano, Chalou. Di qua c'è Cabotin, e Cabotin l'abbiamo visto anche dall'altra parte, ma mi sa che quelli non ve l'ho fatti vedere. Sì, l'ho fatti vedere, c'è Cabotin che sta anche di là. Questo è sempre Avon, questo è Herbolarios Mares, boh, non lo so pronunciare quello, Giorgio di Beverly Hills, Rocco Barocco 3. Poi qui abbiamo Vaniglia Nera di Bottega Verde, un altro della Refan, e anche qui un altro della Refan, e questo che è di Caffa, buonissimo, profumo naturale. E qua sotto per finire ho messo questa che è la crema corpo di Tiffany, questo Fourier che è di oddio non mi viene il brand, ho fatto uno spacchettamento, vabbè, un brand romano, e Crizia Badonna Istinto. Poi qua c'è Attraction dell'Avon, questo che è della Malika, e è il dupe di Jean Paul Gaultier. Questa è Sienne, La Rise, questa mi sembra che è vaniglia, Aura Jolie dell'Idol, Gocce e di Napoleon. Poi c'è Premier Lux, sempre Avon, questa è vaniglia Blossom. Poi qui troviamo Maxima Icon, sempre di Avon, questo Thanks Replay, Valentino Voce Viva, che adoro. E questo l'ho fatto vedere. Poi qui vabbè, ci sono diverse candele profumate, tra cui due Yankee Candle, e queste bottigliette vuote che però mi fanno pensare ai profumi di una volta, e quindi l'ho voluto mettere qui di esposizione perché mi piacciono tantissimo. E niente, quindi questa era l'esposizione per quanto riguarda i profumi. Vi faccio vedere anche di là. Ah, qua sotto gli altri. No, qua. Qua sotto ho gli altri, mi ero dimenticata, e li ho messi in questi contenitori. Io e questi che sono tutti di Zara, questo che come si chiama, vabbè non mi ricordo il nome, sicuramente qualcuna di voi lo sa. Poi ci sono due di questi che sono Nature Unique, sono sempre profumi naturali, buonissimi anche questi, mi sembra che ho fatto un video su questi. C'è Cipria, che questo lo vendono da Douglas, altri due, no, e questi altri sono sempre Zara. E di qua invece ho i Dr. Taffy, tutti i miei Dr. Taffy, qualcuno l'ho regalato, e poi c'è un altro Chalou, e c'è un altro di Vernes d'Oriente, questo è Rubens, quello rosso. Quindi come vi dicevo, tanti l'ho regalati, qua dentro ci sono le acque profumate, poi mi fate sapere magari se vi interessa un video anche sulle acque profumate, magari ve lo faccio. Quindi questa era la mia esposizione per quanto riguarda i profumi, ne sto aspettando altri due, quindi è sempre in cambiamento, e quindi col tempo poi ci saranno i vari aggiornamenti. Fatemi sapere cosa ne pensate, se c'è qualche profumo che vi interessa e saperne un po' di più, vedere un video, insomma me lo scrivete sotto tra i commentini. E niente, questo era quanto. Eccoci qua, quindi questa era la mia postazione per quanto riguarda i profumi. Io spero che il video vi sia piaciuto, soprattutto vi sia stato di compagnia. Mi raccomando, se è stato così mettete un bel like, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, condividete il mio video per aiutare il mio canale a crescere. Io vi mando un bacione, attivate la campanella perché presto poi ci saranno i video di aggiornamento, video sui profumi. Vi parlerò anche dei nuovi che devono arrivare, quindi mi raccomando, attivate la campanellina, e se vi va, ci vediamo la prossima volta. Un bacio, ciao!